Ciao, benvenuti nello spazio Neo Podcasting. Questa è la stagione 2. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Neo Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Neo Podcasting, un contenuto audio a cadenza mensile. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Neo Podcasting. Questo è l'episodio numero 15, ovviamente della stagione 2. In questa puntata parleremo di una bloggata intitolata Caos Climatico, il caos in Libia, il delirio giuridico dello status di profugo climatico. Il link alla bloggata lo trovate come sempre in fondo alla descrizione nel filmato di YouTube. Allora, il link vi porta direttamente alla mia bloggata, dove potete trovare un bel documentario, Terra vista dal cielo, caos climatico, in italiano, diviso in due parti, che vi invito a fruire perché è un bel documentario. Documentario del 2005 presentato dal celebre fotografo francese, che ha ispirato al suo omonimo best seller La Terra vista dal cielo. C'è una serie di documentari dedicata all'esplorazione del nostro pianeta sui maggiori rischi ambientali che lo minacciano. Ora andiamo a parlare rapidamente e brevemente del caos in Libia. Gheddafi era un dittatore sanguinario, terrorista, negli anni 1970-1980, nei decenni, sostenne campi terroristici in Libia di Holp, iraniani e vari altri gruppi terroristici che operavano in Europa. Il dittatore voleva un'atomica tattica, ma ottenne, per intermediazione dei servizi segreti italiani, solo dello Zyklon B comprato da fabbriche tedesche, un po' di gas nervino russo, oltre a vari MiG e molti tank ed APC sovietici e un po' di missili SCAD. Cane matto era il soprannome che il Pentagono aveva dato a Gheddafi. Il dittatore aveva una politica volubile e precaria. In giorni dispari faceva fare attentati, nei giorni pari era silenzioso e pacifico, il sabato lanciava missili su Lampedusa e la domenica un MiG-23 rimase coinvolto nel caso di Ustica. Poi accadde che degli F-14 dell'USNAVI negli anni 80 abbatterono nel Golfo della Sirte un po' di MiG-23 libici. Un lunghissimo embargo prostrò la Libia, essendo stato bollato come paese canaglia. Dopo il termine della Guerra Fredda, mancando la sponda militare sovietica, la Libia ebbe a trovarsi isolata, con aerei vecchi, rugginosi e guasti, una nazione priva di una difesa aerea. Tutto il mondo sapeva che i piccoli chimici erano tre: Saddam in Iraq, Gheddafi in Libia, Bashar al-Assad in Siria. Italia, nel 2009, governo di centrodestra e servizi segreti a guida centro-sinistra, furono incapaci di pianificare la successione a Gheddafi, che era già anziano, non avrebbe potuto essere eterno, prima o poi sarebbe morto, aprendo il problema della successione in Libia. Oppure, essendo un dittatore sanguinario, non era difficile immaginare che qualcuno lo avrebbe potuto rimuovere come era accaduto a Saddam. Fu, secondo me, per questa ragione strategica che l'Italia ebbe a subire l'azione franco-americana ed inglese, che mirava ad ottenere vantaggi nel petrolio in Libia, sfruttando il fatto che Gheddafi avrebbe voluto macellare tutto il popolo di Tobruk per mantenere il proprio potere, mentre per l'Italia l'eccidio sarebbe stato liquidato dai mass media italiani come un fastidioso problema interno libico. Francia ed USA ne approfittarono per rimuovere il secondo piccolo chimico con Odyssey Dawn, azione militare fortemente voluta politicamente dal presidente Napolitano, ex dirigente PC, mentre all'epoca il governo Berlusconi, a dire il vero, era assai reticente all'azione militare.
Forse se nel 2009 l'azione diplomatica italiana nello sdoganare la Libia dall'embargo internazionale in cui era stata collocata decenni prima avesse imposto come condizione necessaria l'abdicazione di Gheddafi in favore di sua figlia o di uno dei suoi figli, forse Francia ed USA non avrebbero avuto l'occasione per cogliere la rivolta di Tobruk per decapitare il violento regime dittatoriale libico. Forse non ci sarebbe stata neanche la guerra civile in Libia. La storia non è fatta di se e di ma. Tuttavia, talvolta è utile porsi interrogativi di tal genere per comprendere meglio l'attuale realtà. Ora, una questione che è un vero delirio giuridico, certamente l'Europa ed anche l'Italia in futuro cancelleranno lo status dalla normativa, lo status di profugo climatico, perché il termine legale è davvero privo di ogni senso logico. Prima di andare sott'acqua a causa della risalita del livello del mare saranno quelli del Bangladesh, più o meno 130 milioni di persone, non è che potranno migrare in Italia. In Italia, ammesso che ancora esista la Repubblica Italiana dopo il 31 di ottobre del 2019, c'è da tenere presente il fatto che in Italia esiste una densità di 200 persone per chilometro quadro. In Europa c'è una densità di 73 abitanti per chilometro quadro. In Siberia, oggi, c'è e resterà anche nel 2050 una densità di 3 abitanti per chilometro quadro. In Argentina, la nazione di Bergoglio, è attesa una densità di 19 persone per chilometro quadrato nel 2050. Quindi fatevi voi i conti dove sono le aree con una più bassa densità di abitanti per chilometro quadro. Poi è molto probabile che i disgraziati del Bangladesh sicuramente finiranno menati dagli indiani. Il loro problema sarà sicuramente strumentalizzato da Cina e Pakistan per i loro scopi, probabilmente contro l'India. Ora, se si incominciasse in Europa a dare accoglienza a tutti i profughi climatici, c'è da considerare anche che i cinesi nel 2050 saranno profughi climatici. Profughi climatici armati sino ai denti con 1,2 miliardi di persone. Anche gli indiani nel 2050 saranno profughi climatici. Profughi climatici armati che diventeranno più o meno circa 1,7 miliardi di persone. Anche gli iraniani saranno profughi climatici. Profughi climatici iraniani dotati di IRBM con MIRV atomiche con 92 milioni di persone più o meno nel 2050. Gli africani nel 2050 saranno 2,4 miliardi più o meno con un africano su due profugo climatico con 1,2 miliardi di persone in movimento. Poi dei circa 238 milioni di brasiliani, quasi tutti potrebbero diventare profughi climatici se l'Amazzonia iniziasse a desertificarsi rapidamente per il cambio degli alisei. Poi ci sono i britannici, gli islandesi, gli scandinavi e pure i francesi della Normandia. In caso di blocco della AMOC, potrebbero essere costretti a migrare in centro Europa per severe weather. Anche gli italiani saranno profughi climatici, dato che la penisola italiana è destinata a desertificarsi, come l'Egitto, in assenza di un blocco dell'AMOC, oltre alla risalita del livello del mare. Ora, se ci mettiamo a fare la somma di chi sono i profughi climatici nei prossimi decenni, la risposta è che tutta l'umanità di 9,7 miliardi di persone nel 2050 sarà profuga climatica. L'Europa non è un paradiso che vive nell'iperuranio. Anche questa, anche il nostro continente, avrà a subire parecchi danni climatici. Quindi non ha proprio senso lo status giuridico di profugo climatico, che è stato inventato dai cattocomunisti per perorare l'attacco all'Europa. Molti dei 9,7 miliardi probabilmente intorno al 2050
si scanneranno. E è alquanto improbabile che nel 2100 l'umanità raggiunga la quota di 11,2 miliardi di persone. Non essendo stata sminata la bomba demografica in Africa 20 anni fa, perché all'ONU sono fancazzisti e perché la Chiesa Cattolica è stata operosa costruttrice di morte, non avendo mai perorato politiche di controllo demografico in Africa, ormai purtroppo è tardi per disinnescare il problema. Peccato, perché senza l'inedia dell'ONU e di Chiesa Cattolica sarebbe stato possibile sminare in modo proattivo le guerre puniche due nel futuro del Mediterraneo. Io stimo circa 1,2 miliardi di africani che invaderanno il nord-est Africa, poi ne resteranno più o meno intorno ai 900 milioni che daranno l'assalto all'Europa, con appunto il modello delle guerre puniche due. L'evento bellico potrebbe durare tra 15 giorni e 7 mesi, con un urto militare che varia a seconda delle condizioni iniziali nel Mediterraneo, tra i 37,5 milioni e i 90 milioni di persone. Come quando il sottomarino o la nave affonda, il capitano prende la difficile decisione di chiudere le porte stagne per cercare di salvare il natante quanto il rimanente del proprio equipaggio. A mio avviso, allo stesso modo, in Italia e in Europa si dovrà fare una scelta simile. Applicare la ferrea logica delle porte stagne, la segregazione dei rischi, sempre ammesso ovviamente che l'Italia voglia sopravvivere al XXI secolo. Un saluto, ciao!